Buonaventura, buonasera dallo studio centrale di TV6, ancora un lunedì dedicato al Pescara che era conquistato la seconda vittoria consecutiva, il Pescara dei giovani è tornato a vincere allo stadio Adriatico, una giornata al termine del girone d'andata, stasera in programma un altro big match per quanto riguarda il girone B della Serie C, ma in questa puntata di replay parleremo sì di calcio giocato, ma le nostre attenzioni sono rivolte anche al contorno del calcio, che è poi un contorno abbastanza importante. Parleremo infatti della situazione societaria, dei bilanci del club bianco-azzurro, insomma tanta carne al fuoco per una puntata un po' diversa dalle altre, ma ringrazio gli ospiti che intervengono soprattutto per le rispettive competenze. Mi riferisco subito al dottor Camillo De Stefanis, consulente della Procura italiana. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco, un gradito ritorno in questo studio, parlo dell'avvocato Luigi Albonimascia, ex sindaco di Pescara, assessore al Comune. Buonasera. Luigi, ben rivisto. Grazie. Un bentornato ovviamente al nostro compagno di viaggio, a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Ho il piacere di avere in studio anche il manager sportivo, l'avvocato Marco Mattioli. Buonasera Marco, buonasera, ben a voi, ritrovato. Grazie. E un bentornato anche al nostro altro compagno di viaggio, Totò De Leonardis. Buonasera Totò, come sempre saluto Andrea Costantini, anche perché è un lunedì anche di posticipi. Anzi, ci dai subito le notizie della giornata, perché c'è stato sì, anche qualche esonero di qualche allenatore. Assolutamente sì, intanto in Serie B è saltata la panchina di Alfredo Aglietti, al suo posto manca l'ufficialità ma ci sarà il ritorno di Mimmo Toscano. È saltata anche la panchina della Pistoiese, ieri battuta a Pescara per 2-0, l'esonero di David Sassarini, il suo posto dovrebbe essere preso da Giovanni Lopez. Sta per saltare o comunque in bilico la panchina di Massimiliano Maddaloni a Siena, saranno decisive le prossime ore. Dagli altri gironi vi diciamo anche che a Mantova è saltata la panchina di Maurizio Lauro, c'era in corsa anche Andrea Camplone, l'ex biancazzurro Andrea Camplone, ma nelle ultime ore pare sia Giuseppe Galderisi, altro ex biancazzurro, ex allenatore del Pescara, sembra sia lui ad andare a Mantova. Ore calde anche per Ezionino Capuano a Messina, dove però c'è una situazione societaria in ebollizione col presidente Sciotto che ha messo in vendita il club. Detto questo, per quanto riguarda i posticipi, Roma Spezia in Serie A 1-0 gol di Smalling, sta iniziando, anzi è iniziata da un minuto, Entella Reggiana, big match del girone B di Serie C, 0-0, a te. Grazie Andrea, saluto Maurizio Daguin in regia, Loris Bennato alle telecamere. Insomma, un numero un po' diverso perché abbiamo tanti argomenti. Qual è l'argomento che preme di più all'ex sindaco di Pescara, l'avvocato Mascia? Calcio giocato, società che è contestata da una parte della tifoseria, quindi c'è il presidente che vuole vendere il club, e poi il discorso dei bilanci. Quale argomento ti attira di più? Io prediligo sempre il calcio giocato, anche perché finalmente veniamo da due vittorie consecutive, quindi penso sempre che i risultati, e quando sono risultati buoni come questi, sono sempre la medicina migliore per curare qualche ferita sanguinante. Ce ne sono state nelle scorse settimane di ferite sanguinanti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sugli argomenti che tu hai subito offerto a noi ospiti di questa trasmissione. Le due questioni, questo pronunciamento sui bilanci del Pescara un po' datati, però la giustizia fa il suo corso e magari qualche volta lo fa con ritardo, ma è inesorabile. E poi la questione relativa alla possibile eventuale cessione della società. Però mi tengo stretti questi due risultati utili consecutivi, che comunque hanno dato alla classifica del Pescara una certa dignità e probabilmente danno anche qualche buona prospettiva, visto quello che abbiamo potuto ammirare in campo, almeno parzialmente, sul fatto che comunque Auteri, da vecchio mestierante della panchina, sembra perlomeno in questo momento aver messo alle spalle il momento più critico, perché sembrava ormai imminente il suo esonero, ma come dicevo i risultati poi fanno dimenticare tutto, o almeno fanno dimenticare per un periodo.
Allora, distingueremo la puntata in tre fasi, quindi situazione societaria, poi ovviamente parleremo dei bilanci cercando di fare chiarezza soprattutto con il consulente della Procura italiana, il dottor De Stefanis, e vorrei sentire subito il manager sportivo Marco Mattioli, che ricordo ha lavorato 11 anni nella Procura della FIGC, 8 anni con il Chievo come responsabile delle relazioni internazionali, e poi c'è stata l'esperienza con il ruolo di brand manager nella Feral Pisalo, però è di Pescara, quindi è un tifoso pescarese, e queste vicende societarie lo riguardano da vicino, perché visto il tuo ruolo, Marco, ci diamo del tuo perché ci conosciamo da una vita, e sei stato in contatto con la proprietà biancazzurra. Ci racconti cosa è successo negli ultimi giorni? Sì, all'esito della dichiarazione del presidente dopo la partita in casa, non mi ricordo, quella lucchese, sì, esattamente, che lui aveva un po' esternato questa volontà di cedere la squadra, insomma, sono stato un po' contattato da alcuni amici che ormai, insomma, frequentando il mondo del calcio da oltre 20 anni, conosco, e mi hanno insomma solleticato l'idea di verificare questa volontà del presidente effettivamente di cedere la proprietà. E l'ho incontrato, perché poi le cose mi piace vedermele di persona, l'ho incontrato, lui in maniera molto coerente mi ha ribadito questa volontà di cessione. Poi ecco, la circostanza si è fermata lì, perché poi chiaramente ogni cosa deve avere il suo decorso, e quindi è chiaro che il mio ruolo in questo momento qui è stato solo quello di verificare effettivamente la... Ecco, che gruppo rappresenti? Ma in questo momento non parliamo ancora di rappresentanza. Diciamo che sono in contatto con delle persone, chiaramente non locali, ma parliamo di uomini di calcio da parecchi anni, che comunque sono fuori dalla nostra regione e che comunque sono interessati all'acquisto di società, operano in questo ambiente e stanno attualmente anche trattando l'acquisizione di altri compagini. Comunque, insomma, sono sempre uomini, imprenditori, manager che si occupano e si muovono all'interno dell'acquisizione di proprietà. E quindi ecco, stiamo... Ecco, perché nasce l'interesse per il Pescara? Poi lascerò spazio agli amici in studio. Ma guarda Enrico, allora l'interesse chiaramente nasce perché comunque la nostra città, la nostra... Il brand Pescara è ancora alto? Assolutamente, è un brand spendibile, assolutamente un brand di grande capacità. Mi ricordo 2 anni fa quando Luigi venne a Salò a trovarmi insieme al sindaco, e il brand Pescara era, diciamo così, io l'ho sempre detto, alla stregua di quella che era il lago di Garda, perché parliamo di due realtà splendide, quindi sicuramente l'interesse sicuramente c'è. Poi è chiaro che la realtà di Pescara è una realtà particolare, perché parliamo anche della società che comunque è un po' un unicum, perché è molto strutturata a livello patrimoniale, ha delle proprietà immobiliari importanti, quindi bisogna avere anche un acquirente, un potenziale acquirente che sia nella condizione di poter fare un investimento non diciamo così consueto, perché chi va di solito attualmente il mercato, chi va ad acquistare una società di calcio, poi le infrastrutture e quant'altro se le costruisce da solo, quindi ecco, ci sono delle peculiarità che debbono essere affrontate, però l'interesse sicuramente c'è, perché la nostra compagine, sia a livello sportivo che a livello di tutta quella che è la storia di Pescara, sicuramente è un polo attrattivo importantissimo per tutta la Riviera Adriatica. Certo, Marco, che se fosse il presidente della Feral Pisalo ad essere interessato a Pescara, veramente un grande industriale. Non è questo il nome interessato al Pescara? Magari. No. Noi ci proviamo a capire qualche notizia. Io, allora, io ti posso dire che, come dice Luigi, la proprietà della Feralpi, parliamo di una proprietà che fattura 1,5 miliardi l'anno come acciaieria, è un colosso, ci a livello... Ci accontentiamo anche di meno, no? Però ti voglio dire, come ti dicevo prima, nonostante questo, nonostante, per dire che la Feralpi investiva all'epoca, ora un po' di meno, però cifre considerevoli, parliamo di 5-6 milioni l'anno, comunque non si riusciva a salire in Serie B, perché il campionato di Serie C, ripartendo un po' dal disco, è molto difficile. Nonostante noi all'epoca avessimo una squadra di altissimo profilo tecnico, però ecco, questo allora, l'avvocato Marco Mattioli ci sta dicendo questa sera che c'è un gruppo interessato al Pescara, così come ad altri club. Ecco, tu che hai parlato con il presidente
Sebastiani, era, non so se era a caldo il lunedì dopo, lì c'era stata una contestazione feroce, violenta, una brutta giornata, sì, quella contro la Lucchese anche per la partita. Ecco, possiamo chiederti su quali basi può nascere la trattativa o ancora troppo presto? Ma Enrico, ripeto, il mio ruolo è stato quello di... basi economiche? Cioè come... No, il mio ruolo è stato quello di verificare la corrispondenza di quello che lui aveva dichiarato il giorno precedente e che poi ha dichiarato anche ieri, sì, le stesse cose che i giornali, sì, l'ha detto a me. Oltre questo, per il momento non posso dirti nulla perché non ci sono gli elementi, ecco. È stato solamente questo il nostro contatto, che è stata la presenza sua e del socio Bankowski, penso, sì, che si chiami così. Sì. Totò, ti chiedo, questo periodo della stagione è già talmente... con tanti punti interrogativi, perché c'è il calcio giocato, ci sono le vicende societarie, adesso analizzeremo anche il discorso dei bilanci, certo non è un momento sereno per il presidente Sebastiani. Ecco, come valuti questa prima considerazione che ha fatto l'avvocato Mattioli sulla possibilità, perché poi nel calcio può succedere di tutto in fretta, può non nascere nulla, però si possono aprire degli orizzonti. Ma sì, io lo ritengo comunque positivo, considerando, cioè, quello che già ha detto Marco, nel senso che una volta che il Presidente ha espresso questa volontà comunque di trovare una soluzione diversa... Per... Ecco, scusami se ti interrompo, credo che se c'è stato il contatto vuol dire che si tratti intanto di persone serie, di imprenditori seri. Sì, assolutamente. Non credo che il Presidente parli con tutti per... No, ma per trattare, ma neanche io, te l'assicuro. Sì, questo è doveroso precisarlo. Ma difatti, voglio dire, la sua presenza, la sua testimonianza ci fa capire comunque che ci sta un interesse reale, voglio dire, cose tante volte abbiamo sentito parlare di possibili trattative, però non sono venute mai fuori niente, voglio dire. In questo momento noi sappiamo. Ma dire la verità, quando vengono da fuori, non è che la cosa ci entusiasmi, potrebbe anche farci paura, però certo, conoscendo Mattioli, si tratta di un gruppo serio. È la sua presenza che mi induce comunque a pensare che ci possa essere qualcosa di serio. Poi è chiaro che sono tanti gli interessi, la valutazione che può dare la società in questo momento. Lui parla appunto anche di immobili, strutture, cioè, voglio dire, e credo che sia una trattativa molto complessa, non è facile, voglio dire, arrivare alla cessione. Secondo me è comunque è un fatto positivo, considerando soprattutto quello che sta vivendo questa società, questo ambiente, questa squadra, voglio dire, è un momento... Il momento credo... anche che viviamo proprio in generale, sì, direi, l'economia non, esatto, è facile. Anche di economia, cioè, sicuramente questo credo che sia uno dei momenti più bassi nella storia della Pescara Calcio, insomma, ne ha avuti diversi, però in questo momento soprattutto... Ecco, Luigi... Pensi a qualcuno in particolare? Ovviamente l'avvocato Mattioli non c'è. C'è un indizio che è gente di calcio. Sì. Meglio no? Bisogna vedere cosa hanno fatto nel calcio. Si comprende che non sono personaggi locali, perché se ci fossero stati personaggi locali interessati sarebbero venuti allo scoperto anche prima. Quindi gente che fa calcio, che è abituata a fare calcio e... Bisogna valutare, e dovranno valutare gli acquirenti anche le condizioni per poter comprare. Quindi ti chiedo, pensi che Sebastiani stia prendendo in seria considerazione l'idea di cedere questa società? Guarda, Sebastiani non ne ha mai fatto mistero, anche dallo scorso anno, quando eravamo in altra categoria e quando la retrocessione non era completamente definita, e quindi una categoria che ha anche delle dinamiche finanziarie diverse dalla Serie C, e l'ipotesi di vendere il Pescara, al netto della vicenda Pavanati, che però in qualche modo comunque è stata una vicenda più creata dallo stesso Pavanati, sì, che quello ci ha fatto divertire. Ci ha fatto divertire, però bisogna dare atto a Sebastiani in quella vicenda, che visto poi l'esito anche di qualche avventura che Pavanati ha intrapreso molto lontano da Pescara, Sebastiani comunque ha messo il Pescara al riparo da eventuali salti nel vuoto o voli pindarici.
Sebastiani ha sempre detto che gli interessa vendere a persone che sono interessate realmente al Pescara e non a speculare sulla squadra. Se poi ancora oggi c'è da speculare sulle squadre di calcio, questo non lo so, magari ce lo dice qualche addetto ai lavori. Però se c'è qualcuno che è davvero intenzionato, si fa avanti nelle modalità che vanno seguite quando si deve acquistare una società per azioni, perché poi bisogna vedere i bilanci e l'argomento è caldo anche per quanto riguarda i bilanci. Io ti voglio aggiungere, anche per non creare delle illusioni o dei fraintendimenti, ribadisco che è stato solo un contatto di 20 minuti per verificare una fase embrionale, esattamente per verificare la volontà di cessione, perché sicuramente, ti ripeto, non è in un contesto paesano, per passare il tempo, parliamo di una situazione complessa, e quindi il primo passaggio da fare era questo. Poi ora vedremo, insomma, le dinamiche, come si porteranno avanti. Una contraddizione c'è, nel senso che il Presidente ha detto chiaramente, l'ha ribadito, la sua volontà di cedere a chi si trovava. Però nel frattempo, c'è stato questo contatto. In più, dall'altra parte, c'è stato anche che la società continua a cercare di investire, cioè lo stadio, il campo del Monte Silvano, sta facendo gli investimenti per il futuro in questo momento. Ma questo è un aspetto positivo o no? No, questa cosa che non riesco a capire chiaramente quale sia la volontà. Come leggete questa riflessione di Totò, Riccardo? Ma guarda, ti dico la verità, sono molto spaventato da quello che sto sentendo questa sera, perché riflettevo e il fatto che vengano degli imprenditori da fuori a me spaventa. In un momento del calcio che è il più basso dopo la pandemia, dove non c'è una squadra di calcio che sta in questo momento, sono tutti in grandi difficoltà economiche, il fatto che venga una cordata da fuori, ti dico la verità, un po' mi spaventa, perché un imprenditore, lo dice il nome, l'imprenditore arriva, guadagna e va via, questo è l'imprenditore, quindi fa l'affare. Io ti dico la verità, in una città non è un prenditore, l'imprenditore in una città, ti dico, i presidenti che hanno vinto, Mantovani era genovese, Moratti era milanese, Agnelli era torinese. Sta cambiando, tutte le sì, ma ho capito, però che cosa fanno? Cioè, dove va questo calcio? Va. A me piacerebbe vedere gli imprenditori di Pescara, quelli che, al di là di Daniele Sebastiani, ma noi abbiamo delle aziende che in teoria possono far parte del territorio, perché io difendo proprio la città a livello anche di territorio, con imprenditori che, ricordiamoci che noi abbiamo, adesso io dico la De Cecco perché è un'azienda a livello mondiale, che è un'azienda abruzzese che potrebbe difendere anche il territorio. Il fatto che arriva da fuori, con tutto il rispetto che ho per l'avvocato, che potrebbe difendere le cordate di qualsiasi persona, non è tanto la cordata, è il fatto di, non lo so, arrivano, vengono, cioè è un po' particolare, come quando sono arrivati i cinesi e tutte queste persone che entrano nel calcio. Perché io difendo onestamente il territorio, mi piacerebbe che nella squadra più rappresentativa d'Abruzzo ci siano dietro degli abruzzesi, questo è il mio pensiero, e lo dico io che non sono abruzzese. Marco, allora, con tutto rispetto, no, sono infatti, allora, non sai la storia dell'imprenditoria pescarese, la storia no, di... ma a me no, ma quello che dici tu è un sogno. Sul fatto, siccome hai citato il nome di De Cecco, posso dirne altri 10. Sappiamo che la famiglia De Cecco ha dato soprattutto con il buon Filippo negli anni io ho detto che in Abruzzo ci sono delle aziende, quali la De Cecco, che è un'azienda a livello mondiale, ce ne sono anche altre. Precisato questo. Sì. Questo. Io parlo di Abruzzo. Io posso dirti questo, che allora, per mia esperienza personale, con l'educazione, come ti ho detto, cioè, sì, condivido il tuo punto di vista per alcuni aspetti. Allora ti dico che per esperienza personale, avendo vissuto con il Chievo, quindi diciamo un ambiente prettamente familiare portato avanti da un imprenditore locale eccetera, oggi i tempi non ti permettono più, nella maniera più assoluta, di portare avanti quel tipo di calcio. Basta pensare che a Campobasso ci sono gli americani, ad Ascoli ci sono gli americani, e in tutte le altre, diciamo così, realtà sportive di un certo rilievo, le proprietà sono la maggior parte straniere. E comunque ci sarà sempre un incremento di questo tipo di proprietà, ma proprio per una questione fisiologica, perché negli Stati Uniti, dove ho avuto anche la possibilità di operare grazie al Chievo, per acquistare una società di calcio normale, anche se fa la quarta serie,
te costa 100 milioni di euro, mentre in Italia, per dirti, una Serie B, una Serie A la trovi a prezzi allora, molto inferiori. Luigi? No, voglio dire a Riccardo che sarebbe aspirazione di tutti avere un gruppo imprenditoriale locale. La vicenda Sebastiani, d'altra parte, partì oltre 10 anni fa, contornata da imprenditori locali, più o meno grandi, più o meno piccoli, ma comunque tutti animati da ottimi propositi. E poi non è che Sebastiani li ha in qualche modo allontanati o abbia acquistato le quote, secondo me, in maniera prepotente dal punto di vista finanziario, e che piano piano questi imprenditori che avevano accompagnato Sebastiani in quell'avventura si sono allontanati, perché il calcio non è una cosa per tutti. E era giusto quello che diceva Marco Mattioli, cioè non è detto che chi è imprenditore e anche consolidato a livello patrimoniale abbia interesse per il calcio. Intanto è un mondo in cui ti devi saper muovere, è un mondo molto delicato in cui ci sono delle logiche, un sistema, è un po' come la politica di cui tutti parlano, però poi quando si trovano anche casualmente a far parte del sistema politico hanno difficoltà. Allora, Marco, e poi vorrei sentire su questo argomento, perché non possiamo approfondirlo molto di più, perché non abbiamo altri dati, altri numeri. Prego Marco. Volevi aggiungere qualcosa? No, su quello che dice Luigi assolutamente okay. È questo, insomma. Allora vorrei sentire la sua idea. Anche il dottor Camillo De Stefanis, che questa sera abbiamo invitato, lo ringraziamo doppiamente per il suo ruolo, per parlare della situazione dei bilanci, però è anche uno sportivo, quindi su questo eventuale passaggio di proprietà, se ci sarà o non ci sarà, che idea si è fatto? Il presidente Sebastiani, ormai più di un decennio che vive in questa società, garantirà sempre il calcio a Pescara fino a quando non ci sarà un gruppo, un altro imprenditore che vorrà accollarsi questo peso? Io ritengo di sì, anche perché nelle sue affermazioni che ho avuto modo di ascoltare, a lui preme molto lasciare il Pescara in mani sicure, quindi la dimostrazione è stata la vicenda Pavanati, come ricordava l'assessore. Quindi da questo punto di vista io credo, lui essendo pescarese, vivendo a Pescara, ritengo che questa sia una promessa che sicuramente manterrà, di lasciare, se ci sono le condizioni. Ecco, sull'argomento che sollevava Clinco, proprietà non abruzzesi, non mi attirano. Non ho perplessità, perché purtroppo il mondo del calcio adesso è diventato appetibile soprattutto per gli stranieri che vogliono invadere, non più con le milizie ma economicamente, il nostro paese. Non a caso diverse squadre, anche di Serie A, in città forse più importante di Pescara, si sono affacciate a questo mondo, e presumibilmente forse il risultato sportivo non è la priorità, ma sicuramente poter accedere. Marco, è un gruppo italiano però, sì. Sì. Un gruppo italiano. Quindi non si tratta di un gruppo. Cioè, allora la parola è un imprenditore allora. Sono degli amici, nel senso che sono più imprenditori, ecco, questo. Una cordata. Ma diciamo così, un gruppo può essere visto come una società enorme o qualcosa del genere. Sono delle persone che operano nel calcio da parecchi anni, ecco, questo mi hanno espresso questa volontà di vedere. Milano, Roma, puoi dirci qualcosa di più, no? No, perché sinceramente non so neanche io dove logisticamente sono fissati, dato che hanno interesse in diverse città, quindi non ti saprei dire dove poterli perché mi guardi Riccardo, sei sempre più scettico, perché vuoi sapere il nome, il nome non ce lo dirà l'uomo. No, ti guardo, allora che sono dai, non ce lo dirà mai il nome, ma giusto che sia così, anche per la riservatezza, no? Però volevo rispondere, perché sì. Lui poi Luigi lancia le cose, io mi piacerebbe rispondere. Cioè, non c'è una società in A e in B che ha un bilancio in attivo. Allora io dico, se il bilancio non è in attivo, cioè, ma che cosa può portare un imprenditore a prendere una società dove hai difficoltà, che non si lo sai, perché lo sai,
cioè la Roma arriva l'americana, vuole costruire lo stadio, dopodiché non lo costruisce, se ne va. Vuol dire, questo è stato. Ok, bravi, allora mi hai risposto. Bravo, mi hai risposto. E allora vabbè, io a questo tipo di, onestamente, a questo tipo di, perdonami, mettere il gioco più bello del mondo in mano a degli affaristi e lontano dal mondo del calcio, come hai detto giustamente, sì, però lo zio d'America non esiste più, quindi ho capito, ma sì, però sono d'accordo, probabilmente io sarò romantico, però quello che ti voglio dire è che comunque Mantovani era di Genova, Moratti era di Milano, Berlusconi era di Milano, Agnelli di Torino, cioè non è che ha vinto mai qualcuno, sfilati. No, ma però alla fine hanno venduto anche loro, quindi, ma appunto per questo, perché non possono portare avanti, però adesso una società come il Pescara, che è in Serie C, che ha il settore giovanile che non è più quello dell'anno scorso per tantissime ragioni, le sappiamo, arriva una cordata di imprenditori da fuori che prende il Pescara, mi lascio un po' perplesso, ma posso dire la mia. No, Totò, velocemente, perché dobbiamo anche cambiare argomento, a meno che l'avvocato Mattioli prima della fine della trasmissione ci dice il nome, quindi ci rassicura un po', credo che sia un po' difficile. Vorrei ricordare, comunque sono io. Vorrei ricordare che nella storia del Pescara solo in due occasioni gli imprenditori hanno preso in mano la situazione. È successo nel 72-73, stiamo parlando di un'altra epoca, in cui anche grazie all'amministrazione comunale dell'epoca si avvicinarono almeno 30-35 imprenditori, quasi tutti costruttori. Il compianto Casalini, il sindaco Casalini. L'amministrazione comunale riuscì a coinvolgere. E anche lì erano tempi diversi. Esattamente, e questo nel 73. La seconda è successa dopo un fallimento, ve la ricordiamo tutti, certo. La seconda volta, il fallimento in cui è stata fatta questa maxi operazione di imprenditori a piccole quote. Voglio dire, avete parlato di Cecco, ma De Cecco aveva le stesse quote, De Cecco, parlo non De Cecco, di Peppe De Cecco, solo di Peppe, come sua cosa personale. Non era la famiglia. Sì. Si inventò questo sistema per coinvolgere tutti gli imprenditori, erano tutte piccole quote, che poi alla fine adesso è rimasto solo Sebastiani, voglio dire. Però questa storia di poter coinvolgere gli imprenditori, l'azienda pescarese, l'azienda locale, credo che sia fuori dalla storia del Pescara, ma anche del momento. Però scusate, ma anche del momento. Luigi, oggi come oggi, la distinzione non la fai più tra l'imprenditore che viene a costruire a Pescara, anche perché c'è poco da costruire, tra l'altro il settore dell'edilizia è un settore in grande difficoltà. Io penso invece che chi sa fare calcio e sa come organizzare una squadra dalla Serie C, poterla portare magari in Serie B, se non un giorno è riuscito a Sebastiani, può riuscire anche a qualcun altro. Se sa fare calcio, se è gente che sa fare calcio e che fa investimenti oculati, i contributi che arrivano in Serie A, i contributi che arrivano in Serie B, sono comunque un patrimonio appetibile che ti aiuta a gestire una squadra, se sai fare calcio. Se sei un neofita del calcio, è chiaro, puoi investire, e abbiamo casi eclatanti. Moratti, che era figlio d'arte, ha investito centinaia di milioni di euro nell'Inter per vincere molto poco, ma non è l'unico caso. Sono tanti casi. Citava il presidente del Feralpi, che è una persona titolare di un'azienda di quella portata, che nonostante abbia organizzato squadre forti, ma chi sa fare calcio, chi ha una serie di relazioni e di rapporti, può anche riuscire nel miracolo economico e finanziario per se stesso e calcistico per quella città di costruire un percorso e un programma. Ma ti ho l'imprenditore di riferimento, ha fatto calcio ad alti livelli, questo lo possiamo dire o no? Sì, sì, sì. Cioè alti livelli di Serie B, Serie A? Sì, sì. Anche Serie A? Sì. Quindi è un nome conosciuto a questo punto. Sì, cioè, sì. Ha fatto la Serie A, è un nome importante, già ti dovrebbe rilassare un po'. Beh, dipende, anche Spinelli ha fatto la Serie A, non è un nome importante. Ma cosa vuol dire? Cioè Spinelli ha fatto la A con Genoa, la B con Livorno, eppure se mi dici Spinelli mi spavento. È stato vent'anni Spinelli nel calcio. Ho capito, tu hai preso un nome, preso proprio ma se ti ho risposto c'è uno che ha fatto la A e ha fatto la B, voglio mi dici dire, Spinelli mi spavento. Sono livelli elevati, importanti. Ma sì, ma io quindi, sono no. Sono con te. Marco, ti ripeto Enrico, allora chi si avvicina, a mio giudizio, a chi si avvicina a cercare di rilevare una società come il Pescara, sicuramente non è uno sprovveduto, perché comunque non parliamo di una realtà
all'ultimo stadio della situazione. Parliamo di una realtà importante, come ho detto prima, patrimonializzata a certi livelli, che ha una storia calcistica importante, e nel contesto di una società, di una città oltremodo importante su tutta la Riviera, quindi è normale che chi si approccia a questo tipo di discorso lo fa con un interesse ben focalizzato. Ti ripeto, perché io non voglio creare illusioni, cioè, e quant'altro. Cioè, molto corretto anche. E anche da un punto di vista professionale, ripeto per l'ennesima volta, è stato un incontro assolutamente per verificare la volontà. Punto e basta. Questo poi non vuol dire che ne dicono in molti che no. Sebastiani resta attaccato alla poltrona. Esattamente. Andrea Costantini, l'ultima domanda a Mattioli, poi cambiamo pagina. Casomai andiamo Pescara, dopo. Sì. Piazza appetibile. Perché, in che senso è appetibile? Chiedo proprio in riferimento a questo gruppo di amici che si sta interessando appunto al Pescara. Cosa attrae? Perché c'è appeal a Pescara? Perché, come ho detto prima, innanzitutto la storia della città e la storia della squadra di calcio, ma soprattutto perché ha delle potenzialità, dato il luogo dove si trova, data anche la possibilità di uno sviluppo importante su tanti aspetti, che sicuramente non si trovano in altre città. Questo non perché è la mia città, ma perché è la realtà dei fatti. Quindi è ovvio che su questo tipo di città, conformate in questa maniera, si possono creare delle situazioni molto interessanti. E perché poi sulla Riviera Adriatica, diciamo che abbiamo un ruolo, lo abbiamo sempre avuto, importante e notevole. Quindi abbiamo sempre detto che Pescara è una piazza calcistica. De Stefanis voleva aggiungere qualcosa? No, volevo, poi stavo facendo una riflessione da cittadino, e siamo in una fase embrionale, non si conoscono i nomi, comunque già cominciano le prime polemiche e contestazioni, quindi il mestiere del presidente appare molto difficile, difficile, perché ancora sappiamo bene, è una fase embrionale, quindi è diventata saranno esperti e sono anche avvezzi a questa situazione. Sì, ma il calcio è diventato veramente difficile, veramente difficile. Sono falsi i bilanci del Fino Pescara? Lo scopriremo tra poco, dopo la pubblicità. A tra poco. A Montesilvano Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene! Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 39 minuti, rientriamo in diretta con i nostri ospiti. Questa prima fase della trasmissione è stata dedicata a questa anticipazione che ci ha dato l'avvocato Marco Mattioli sull'interessamento di un imprenditore o più imprenditori per la società del Pescara. È in fase embrionale la trattativa, ora sta un po' la fantasia di chi ci segue da casa pensare a chi potrebbe o potrebbero essere. Tra poco parliamo di bilanci, Andrea, però gli aggiornamenti sui posticipi? Sì, all'intervallo all'Olimpico Roma 1, Spezia 0, rete di Smalling, invece a Chiavari siamo ormai in prossimità della chiusura del primo tempo, 0-0 tra Entella e Reggiana. A te. Allora, nella settimana precedente sono uscite le notizie riguardanti i bilanci del Pescara. Questa sera, proprio perché è un argomento delicato, abbiamo avuto la possibilità di avere il dottor Camillo De Stefanis, che è consulente della Procura italiana, perché ha le competenze per parlare di questo argomento. Poi ovviamente un po' tutti cercheremo di fare delle domande. Sollecito il dottor De Stefanis ad usare un linguaggio alla portata di tutti, perché certo, molti pensano di sapere, di dire, di conoscere tutto, poi alla fine sta sempre alle persone competenti illustrare quanto sta succedendo. Allora, chiedo intanto di ripercorrere brevemente gli accadimenti giudiziari che hanno coinvolto la Pescara Calcio dagli anni 2017-2020 e i relativi provvedimenti, perché qui si contestano i bilanci dal 2015 al 2017, però c'è una data, proprio l'ottobre del 2017, che rappresenta un po' la svolta. Cosa è successo? È opportuno fare una distinzione di quelli che sono stati i procedimenti civili a carico del Pescara, o meglio, il Pescara è stata chiamata a rispondere ad alcune dal socio di minoranza, CIMAB, credo tuttora sia il socio di minoranza, ecco, per alcune attività. Io aggiungo alcune cose, la CIMAB è Danilo Iannascoli. Sì.
no? Noi figuriamo come le quote societarie la CIMAB Danilo Jannasco. Il procedimento più importante è stato quello riguardante l'articolo 2409. È bene citare l'articolo perché si distingue dagli altri procedimenti. Questo articolo prevedeva, nel caso in cui ci fosse stato il sospetto di una cattiva gestione, azioni che potessero in qualche modo arrecare un danno alla società, il Tribunale poteva disporre in primis la nomina di un ispettore con ampi poteri e successivamente, all'esito di questa ispezione, la revoca degli amministratori, che è un procedimento importante. Cioè la revoca degli amministratori per gravi irregolarità? Per gravi irregolarità con contestuale danno cagionato alla società. Quindi questo sarebbe stato a livello dell'amministrazione, della gestione degli attuali dirigenti, chiaramente un terremoto, perché il Tribunale interviene a gamba tesa, elimina quelli che sono gli attuali amministratori e nomina un commissario che, per intenderci, molto probabilmente il Teramo, perché siamo... Sì. Avrà un commissario che gestirà l'ordinario per quanto riguarda la società di calcio, in quanto sappiamo che i nuovi proprietari hanno avuto. Suppongo, immagino che anche la Sampdoria si troverà in questa situazione, per cui è una specie di commissariamento e quindi gli amministratori, che sono quelli attuali della Pescara Calcio, avrebbero avuto con la revoca delle gravi ripercussioni. Esattamente. La causa come si è chiusa? La causa si è chiusa nettamente in favore del Pescara e quindi di conseguenza degli attuali amministratori, in quanto il Tribunale Territoriale, quindi in primo grado, ha dato ragione al socio di maggioranza. Si è poi si è avuto un altro grado di giudizio, che è il secondo, sempre nel contesto di merito, che ha riconosciuto la legittimità assoluta degli attuali amministratori. Non so se il socio di minoranza ha provveduto alla richiesta di un giudizio di terzo grado, ma credo di no. Comunque il terzo grado non riguarda più il merito, ma eventuali vizi formali. Quindi in pratica è stato respinto questo ricorso? È stato respinto e quindi... il Tribunale ha dichiarato sia in primo che in secondo grado la legittimità dell'operato degli attuali amministratori. Diversi erano i punti esaminati, che investivano prevalentemente i bilanci 2015-2016 e di conseguenza la portata di questo provvedimento è stato estremamente positivo per gli attuali amministratori, al contrario avrebbe creato bene qualche problema. Questa è la prima fase, no? Sì. Poi c'è un nuovo ricorso. Sì, poi c'è il nuovo ricorso della CIMAV, che però ha una valenza. Il bilancio del 2015-2017. 2015-2016-2017. Okay. Quindi parte di quei due bilanci sono stati esaminati. Questa chiaramente è un procedimento che ha una valenza inferiore per quanto riguarda l'efficacia, quindi ovviamente gli amministratori nel caso di specie non rischiano nulla, perché ha riguardato il 2423 del Codice Civile, 2423,2, la necessità di esaminare da parte del Tribunale, quindi di un giudice seppur in collegialità, di esaminare la regolarità di alcune poste che erano state precedentemente esaminate. Possiamo fare un esempio? Sì, possiamo fare un esempio. Ecco, mi posso riferire ai crediti accantonati in virtù delle imposte anticipate. Ovviamente questa posta, che è una posta
dal punto di vista contabile di difficile interpretazione, che comunque cercherò di spiegare in maniera molto semplice. Gli amministratori hanno, attraverso un piano, il business planning scouting, hanno ipotizzato che nel futuro potessero avere degli utili e di conseguenza ciò avrebbe determinato l'utilizzo di questi crediti accantonati. Nel momento, la fotografia di quel momento ha ritenuto, effettuato evidentemente dal giudice, ha ritenuto la difficoltà di tale previsione. Però poi in effetti nel 2017 parliamo di 3 milioni circa, 3 milioni e 3 circa di crediti accantonati per le imposte anticipate. Dobbiamo dire che nel 2017 tutto questo credito, e quindi questa posta, diventa reale, vera, concreta, è stato assorbito dall'utile di 5 milioni e mezzo. Per cui questa previsione, alla fine, gli osservatori possono, le previsioni che avevano ipotizzato con questo piano, che è stato un piano ben sviluppato, perché sì, la Pescara Calcio ha investito molto sia nel settore giovanile che negli interpreti del settore giovanile, per cui in effetti la domanda che ci poniamo rispetto all'altro procedimento, quali sarebbero le conseguenze? No, ecco, prima di passare alle conseguenze, sì, le chiedo, si contestano anche, non so, passaggi di calciatori, cessioni di qualche giocatore straniero? Plusvalenze dopo ne parliamo. Plusvalenze ne parliamo dopo, fanno parte del bilancio, però non sono state contestate. Perché su qualche quotidiano abbiamo letto... Vingado? Quintero? Quintero, ecco, Quintero. Cosa è successo con Quintero? Allora, con Quintero c'è stata una situazione particolare, perché da quello che ho potuto riscontrare, i calciatori sudamericani, nel caso di specie parliamo di un calciatore colombiano, quindi ovviamente sudamericano, la proprietà è detenuta non solo dalle società sportive, ma anche da altri organismi, altre aziende. È successo che il Pescara aveva un debito da onorare nei confronti di questa società, sì, che deteneva il cartellino di Quintero. E quindi si era pensato di predisporre questo pagamento. È subentrata una comunicazione, un avvertimento della FIFA, direttamente della FIFA, che questa società era in odore di narcotraffico e riciclaggio internazionale. Strano. In Colombia. Proprio in Colombia. Di conseguenza si è acquisito, la società ha ritenuto opportuno acquisire un parere legale. In sostanza si è bloccato il pagamento, perché ovviamente si è fatto una valutazione. E non è stato più accettato? No. Poi questa società ha cambiato gli amministratori, sì, la FIFA ha comunicato la laicità dei nuovi amministratori e il Pescara ha onorato il debito, okay, relativo al Quintero. Allora, questa è un po' la cronistoria. Adesso, sì, poi lascerò pure gli amici, quali sono le conseguenze reali delle varie sentenze sulla continuità della Pescara Calcio, che poi è quello che interessa un po' a tutti? Sulla continuità assolutamente nessuna, sulla continuità proprio nessuna. Il procedimento importante era, sì, quello precedente, quello avrebbe creato dei problemi. Però lei sa bene che da pochi giorni tutti parlano bilanci falsi, quindi anche a livello nazionale, no, a livello mediatico non dà una bella immagine del club. Ma io ritengo che chi voglia ad esempio investire nella Pescara Calcio abbia la necessità di fare una lettura attenta, e quindi non basandosi su scoop giornalistici. Comunque la conseguenza... Ecco, questo interessa. Nel precedente caso dove il Pescara è uscito vincitore nei due gradi di giudizio, sarebbe stato chiaramente... Un disastro per la continuità, okay, è chiaro, no? Perché il commissario svolgeva l'ordinario e non interessava né il risultato sportivo né...
Mentre questo è necessario rinnovare la delibera assembleare, recependo le osservazioni del giudice del Tribunale dell'Aquila e di conseguenza ristabilire un nuovo, diciamo, riscrivere un nuovo verbale di approvazione del bilancio. In aggiunta a vantaggio del Pescara c'è l'aspetto che queste poste sostanzialmente sono state già sanate, perché ad esempio nella sentenza relativa al bilancio 2015 si parla dei crediti per imposta anticipata, nella sentenza del 2017 ovviamente questo valore è stato interamente coperto dall'utile e non è più di attualità, diciamo, non è un problema di attualità. Spero in di parole essere povere, stato... le dico io, si possono correggere. Sì, bisogna riscrivere la delibera assembleare e ricevere. Sì. Allora, poi prima dell'ultima domanda sui riflessi per eventuali cessioni, come abbiamo sentito dall'avvocato. Questo è una cosa che... Ne parliamo dopo, vediamo se gli amici in studio vogliono togliersi altre curiosità. Qui abbiamo l'avvocato Luigi Alboremasce. In pratica si è capito un po' cosa è successo. Sì, è stato chiarissimo, è stato bravissimo, perché in maniera molto semplice e chiara, però anche tecnica, non ha rinunciato a considerazioni tecniche, ci ha spiegato un po' la vicenda e anche il succo un po' delle conclusioni a cui arriviamo. Io due cose me le chiedo. Comunque queste irregolarità nei bilanci sono state sottoposte al vaglio dei revisori dei conti, perché stiamo parlando di una società per azioni e quindi certamente non possiamo immaginare che sia il presidente a redigere il bilancio. Ci saranno dei tecnici che redigono il bilancio, ma ci saranno anche dei revisori che hanno una responsabilità penale e professionale nel certificare la bontà dei bilanci. E la seconda questione è che stiamo parlando di bilanci del 2015, 2016, 2017, stiamo parlando non di una società di serie D, ma stiamo parlando di una società che credo a quei tempi disputasse la serie A. Serie A. Sì. E quindi mi chiedo anche questo rigore, così come viene tirato in ballo la FIFA nel poter certificare la bontà dell'interlocuzione con un pari imprenditore o una pari società a livello internazionale. Mi chiedo anche però quali sono gli organi di controllo anche a livello calcistico, e non stiamo parlando di calcio minore o di calcio non professionistico, stiamo parlando di una società che al tempo disputava un campionato di Serie A, non ricordo, ma credo... Sì, sì. Quindi Luigi ti riferisce alla Covisoc, ma quello è un discorso prettamente ecco, sportivo. Mi sì, però non posso non immaginare che la questione sportiva sia solo limitata alla verifica del pagamento degli stipendi, alle liberatorie dei giocatori, che sono le condizioni necessarie per poter riscrivere la squadra, e il Pescara non ha mai avuto problemi di questo genere. Immagino che il sistema calcio abbia comunque un sistema anche di controllo o di verifica anche dei bilanci delle società. Ma io credo che il controllo della Covisoc sia stata molto attenta e soprattutto abbia analizzato sia la situazione patrimoniale che economica. Poi non dobbiamo dimenticare che queste sentenze che sono uscite saranno oggetto di una possibile revisione, perché andremo... Io credo che la società andrà... Impugnerà sicuramente, perché il 2016 è già stato impugnato e dovremmo avere la sentenza a marzo. Non dobbiamo dimenticare che il Pescara è oggetto anche di una società di revisione come la RIA Grant Thornton, che non è l'ultima arrivata, che si assume ulteriore responsabilità e soprattutto si assume un possibile onere anche dal punto di vista penale, per cui i controlli a mio giudizio sono stati effettuati. Poi è chiaro che il bilancio che italiano, che non ha un'origine anglosassone, presenta degli elementi, la previsione, ma la previsione non è facile da individuare. Verità, ma qual è la verità? Concretezza, trasparenza, sono tutti elementi che ovviamente permettono dei piccoli aggiustamenti, e comunque ci troviamo di fronte a un'attualità che
lo stesso tribunale, sia in primo e secondo grado, ha certificato come assolutamente regolare. Non illiceità, ma irregolarità, ovviamente. Sì, 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 non sì. Illiceità, ma irregolarità. Marco ha lavorato, ha lavorato nel Chievo per 8 anni. La bolla Campedelli era nell'aria da anni, non era un mistero che il Chievo Marco fosse voi... in difficoltà. Però io, per ciò che riguarda... Una domanda. Sì. Allora, sono appassionato, scusa. Sono appassionato, il Chievo non no, solo... No, non sto facendo il paragone Pescara a Chievo. Aveva un debito, sto parlando IVA del sistema calcio. Non solo, no, aveva provveduto a una rateizzazione che non è stata onorata, quindi siamo arrivati... A un punto che era quasi impossibile chiudere un occhio, ma là non interviene. Vi prego di restare nell'ambito di Pescara, perché abbiamo... No, io volevo fare solo una precisazione, perché se lo scenario che è stato dipinto dal dottor De Stefani è questo, e quindi tecnicamente anche molto semplice da ribaltare, da quello che mi pare di aver capito, no? Allora a questo punto a me sovviene una domanda: come mai hanno dato questo giudizio di primo grado negativo? Come mai? Come mai c'è stata questa sentenza negativa? Cioè, nel senso, se fosse così semplice, no? Io le sentenze le ho lette. No, allora, quando si dà, ci sono due aspetti. Il bilancio può essere visto da un punto, da un lato accademico, e allora la perfezione, scusate, ma non esiste. E si può vedere da un punto di vista reale. In effetti queste poste che sono state contestate, a parte che sono state sanate, ma sono state esaminate anche da altri giudici colleghi, i quali non hanno rilevato irregolarità. Per cui è stata chiesta una CTU. È l'impostazione. Com'è? Hanno chiesto una CTU? È l'ispettore. L'ispettore ha fornito una CTU che ovviamente ha evidenziato alcuni punti ai giudici, che però hanno ritenuto assolutamente coerente la redazione di quei bilanci, altrimenti gli amministratori venivano revocati. No, io non sto parlando di questa, io non sto parlando di quella, diciamo, di quella procedura, di quel procedimento. Successivamente. Io parlavo di quella del bilancio 2015-2016. Tant'è che l'efficacia è quella di riscrivere una delibera assembleare, quindi sostanzialmente siamo di fronte, tra parentesi, siccome ho visto che poi l'attualità, quelle poste attenzionate dal giudice già sono state ampiamente sanate. In quel momento, in quella fotografia, in quell'arco temporale, magari dal punto di vista formale qualcosa non andava, diciamo, ecco, magari qualcosa poteva essere meglio puntualizzato, però oggettivamente, ecco, le conseguenze non sono... No, sulle sono conseguenze sicuramente non credo ci siano problemi. No, io volevo chiedere appunto al dottor De Stefanis, fino a che resta aperta questa vicenda giudiziaria sui bilanci, è possibile la cessione della società? Sì, sicuramente. Sì. Ti stavi preoccupando per Marco? Non ci sono ostacoli, no, voglio dire, se può essere un ostacolo insormontabile all'eventuale cessione in questo momento, o bisogna attendere che finisca? No, non bisogna attendere, perché nel caso di specie non si entra in un contesto personale, né della società e né degli amministratori. Cioè, può essere ci sono ceduta, stati dei rilievi formali che ovviamente il tribunale invita a sanare. Esatto. Quindi allora, questo è possibile, però voglio se è possibile per la conseguenza. Allora, da quello che io ho potuto studiare affrontando questi argomenti in un breve tempo, mi sono accorto che le società di calcio, che rientrano nel novero delle SPA o SRL, dipende dalla categoria, sono quelle più controllate. Quelle più controllate, perché ci troviamo di fronte a un collegio sindacale, solitamente di stimati professionisti, nonché professori universitari. Abbiamo le società di revisione, e con la riforma del diritto societario, questi prima era responsabile penalmente l'amministratore, adesso sono responsabili anche
i direttori, i revisori, le società di revisione, che rispondono col loro patrimonio per eventuali azioni della curatela fallimentare. E che a volte poi, due società di revisione, non è neanche una. Quindi, sostanzialmente, poi abbiamo la Covisoc, poi abbiamo, per quanto riguarda la SIAE, che ha attestato durante l'indagine ispettore che era tutto regolare, sia nella gestione dei biglietti, degli abbonamenti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un controllo proprio radicale, cioè nessuna società. Poi bisogna evidenziare un altro aspetto. Io, se dovessi acquistare una società dove il tribunale mi certifica che la gestione dell'amministratore è stata corretta, per me è una garanzia in più, perché l'ispettore da esterno ha esaminato tutte le carte della società. Quindi per me è un ulteriore elemento di controllo. Allora, adesso cerchiamo di accelerare un po'. Andrea Costantini? Sì, volevo chiedere al dottor De Stefanis. Allora, qualcuno ha detto, ma il bilancio del 2015 è legato anche all'esercizio nel quale Danilo Iannascoli all'epoca era amministratore delegato della Delfino Pescara. Sì. Il fatto che lui si sia dimesso due giorni prima di quell'assemblea, sì, il fatto che lui non abbia partecipato, come c'è scritto a verbale, alle ultime sedute del CDA, prima poi di quella assemblea, esonera l'allora amministratore delegato da determinate responsabilità? Per quelle pregresse? Per quelle relative all'esercizio in cui lui era amministratore delegato? Le responsabilità sono in capo a tutti gli amministratori, quindi a tutto il consiglio di amministrazione, col presidente, con i consiglieri, con l'amministratore delegato, la responsabilità è comprende tutti gli amministratori. Ovviamente, non comprende poi nelle fasi successive i soci di maggioranza e chi amministra che va incontro ad eventuali problematiche. Quindi fino a un determinato periodo ovviamente c'era... Allora, io non so se avete altre curiosità che vi volete togliere con il dottor De Stefanis, ma chi ci rimette soprattutto l'immagine del Pescara. Adesso questa è una guerra intestina fra due... soci, ovviamente starà poi alla sentenza definitiva capire chi aveva ragione e chi non aveva ragione, anche se il quadro mi sembra già abbastanza delineato, no? Io come professionista capisco la ratio del primo procedimento, sì. Francamente faccio fatica a intuire la ratio degli altri procedimenti, di quelli attuali, dove è sufficiente probabilmente, diciamo, la reazione al primo, non lo so, però là ha una logica sia in termini aziendali che in termini di impegno economico profuso anche dall'altro socio, e quindi ritiene che quella società sia amministrata male, che possa creare un danno proprio alla società, e quindi procedi speditamente affinché un organo esterno chieda la revoca di quegli amministratori. Marco Mattioli, poi... No, io sono d'accordo con quello che hai detto tu prima, perché queste dinamiche debbono essere risolte internamente, cioè nel senso... Non so, però se i rapporti sono quelli... Sì, no, per dirti, questo te lo dico perché anche alla luce magari anche delle interviste di ieri e quant'altro, perché poi... il nome di questa squadra non è X, ma è Pescara, sì. E quindi in un contesto mediatico non facciamo una bella figura, perché veniamo da un momento delicato sportivamente, le sentenze che dicono che c'è questo tipo di problema, seppur semplice da risolvere, alcune dichiarazioni un po' spinte anche del direttore sportivo, con alcune, insomma, abbastanza un linguaggio un po' colorito, anche alla dichiarazione del presidente di ieri, quando sostiene tra 3-4 giorni, ecco, esatto, a quello mi riferivo, di risate, l'abbiamo detto a quello mi riferivo oggi. Ecco, a cosa si riferisce secondo voi? Non so se avete pensato a qualcosa in particolare. Sì, ho riflettuto su quella dichiarazione,
che è non riferimento è solo... a questa vicenda, secondo te, Luigi? Ma secondo me ha qualche asso nella manica, qualche rivelazione che fa parte sempre delle vecchie schermaglie con Danilo Iannasco. Totò, cosa ha pensato? No, penso riferimento a questa vicenda. Riferimento a questa vicenda. No, tra l'altro volevo fare la stessa domanda che ho fatto a lui. Sì. Secondo te questo problema giudiziario può frenare la possibilità di una trattativa concreta e reale? Se ti devo rispondere personalmente, nel senso da come la penso io, assolutamente no, perché il parere del dottore Stefani è assolutamente limpido e lineare. Poi chiaramente io non sto nella testa delle persone, di quelli che potrebbero essere eventualmente gli acquirenti, quindi oggettivamente non c'è nessun tipo di problema. Poi ripeto, in questo momento qua io non ti posso dire può essere questo o può essere quell'altro, perché siamo in uno scambio di parole proprio limitato alla volontà. No, scusatemi se vi metto fretta perché sono proprio già le 22:10. In 5 minuti, ma proprio 5 minuti, possiamo toccare, il discorso plusvalenze, perché parte dalla Juventus a cascata, si arriva a Pescara. Riesce in pochi minuti a dirci cosa potrebbe succedere? È un argomento... Lo so. Altrimenti ci vediamo appuntamento e torna qui per parlare solo di questo argomento. Perché devo ancora far sentire Auteri, allora, però credo che siano argomenti importanti questi. Per quanto riguarda le plusvalenze, che ovviamente investono quasi le maggiori società di calcio italiane, intanto ricordiamo, è bene fare una distinzione tra un procedimento penale, quindi una procura che si attiva per eventuali irregolarità, e la disciplina sportiva. A mio parere ritengo che forse le difficoltà maggiori possano essere della Juventus in relazione al fatto che è una società quotata in borsa, per cui già dal 2621 del codice si passa ad esempio il 2621 false comunicazioni sociali da 1 a 5 anni, 2621 per le società 3 e 8 anni, quindi l'attività di indagine è completamente diversa. La Procura della Repubblica ha degli strumenti investigativi partendo da intercettazioni, indizi, che ha l'opportunità, attraverso una vasta attività di indagine, di costruire la prova che potrebbe in qualche modo dimostrare la plusvalenza fittizia. Per cui la plusvalenza, che è un elemento lecito consentito alle società di calcio, ovviamente può avere delle ripercussioni nel momento in cui si muove la Procura della Repubblica. E con l'aggravante, come dicevo, di una società quotata in borsa, perché poi la società quotata in borsa, c'è stato un passaggio che io ho percepito nella conferenza stampa in sede di approvazione del bilancio del presidente Agnelli, dove lui non dice abbiamo provveduto a distribuire le carte nella loro completezza alla Covisoc, ma alla Consob. Se vi riguardate quel passaggio, lui non dice alla Covisoc, ma alla Consob. Per cui ovviamente... E quello è un discorso a parte. Perché... Per quanto riguarda invece l'aspetto sportivo, io ritengo che oggi non è possibile determinare, entrare nel merito, e per me non sarebbe giusto, perché rappresenta bloccare la lungimiranza di un imprenditore che fa calcio, determinare il valore di un giocatore che è direttamente proporzionale alla sua giovane età, o se vogliamo inversamente proporzionale. Cioè, tutte le società investono nei settori giovanili, chi più chi meno. Pescara forse è stata una delle maggiori che ha investito nel settore giovanile. Chiaramente la valutazione di questi ragazzi è molto difficile, quindi l'ordinamento sportivo non ha nessun criterio da poter. L'unica
Io penso sempre ad altre nazioni dove i giovani sono investiti in prima squadra quasi, e non credo che i giovani dell'Olanda... E lì entriamo in un altro discorso di una mentalità italiana sbagliata. Esatto. Allora, per Marco, posso dirti solo una cosa, che probabilmente dall'anno prossimo questa storia finirà, perché da quello che ho sentito pare che ci sarà una riforma, ci sarà un inserimento di una norma ad hoc all'interno della FIGC che impedirà lo scambio di atleti senza esborso dei denari. Questo mi sembra di aver letto da qualche parte, quindi probabilmente con l'inserimento di questa norma questo fenomeno non avrà più ragione di esistere. Però, scusami, sarà una norma morale. La plusvalenza, cioè questi trasferimenti vengono attraverso lo spostamento di denaro. Non a zero, io ho letto così, a zero. Non è vero, io ho avuto modo di un anno e mezzo di verificare questo fenomeno, perché così a livello personale mi appassionava. E il trasferimento, ogni società ha un conto corrente nella cosiddetta stanza di compensazione. Sì. Per cui nel momento in cui io compro un giocatore, da quel conto esce. Vero. Dall'altra parte poi rientra. Ovviamente, poi magari gli importi in alcuni casi si pareggiano. Si pareggiano, in altri in effetti poi è difficile chiudere il cerchio. Però ad esempio il Pescara ha provveduto a fare delle vendite che secondo me hanno avuto magari anche una valenza in termini tecnici importante, perché tutti quanti parlano di plusvalenza del Pescara, nel senso col Chievo, però poi abbiamo avuto Brugman, è un signor giocatore, Macin è un signor giocatore e ce ne stanno tanti altri, Torreira è stato un signor giocatore, per non parlare del nostro... Dottore, vi chiedo scusa perché 5 minuti già sono passati da tempo. Allora, permettetemi questa sera di ringraziare in particolare, senza nulla togliere a voi che vi conosco, il dottor De Stefanis, perché ha toccato un argomento delicato e è stato molto chiaro, e veramente la ringrazio di cuore per il contributo che ha dato. Il consulente della Procura italiana, quindi in una trasmissione sportiva è sempre difficile inserirsi con un linguaggio alla portata di tutti, e per questo la ringrazio. L'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo al calcio giocato, forse chi ama sentir parlare solo di schemi, di moduli, sarà rimasto deluso, però credo che l'argomento richiedeva ampio spazio, e mi sembra che il dottor De Stefanis abbia anche rassicurato i tifosi biancoazzurri e chi ama veramente il Delfino. Andrea, aggiornamenti sui posticipi? Sì, perché la Reggiana è in vantaggio a Chiavari, poco fa ha segnato Zamparo, Entella 0, Reggiana 1, Roma 2, Spezia 0, ha raddoppiato i Bagnets. Ecco, e con questo parziale vediamo cosa succede in classifica. La Reggiana a pari punti con il Modena, Pescara che guadagna punti sulla quarta posizione, perché l'Entella resta a 29 punti, Pescara e Ancona sono ad una sola lunghezza, quindi step per step dobbiamo risalire. Con la linea verde, Luigi Mascia, quella di ieri, vogliamo sentire sentiamo Auteri un minuto e mezzo e poi commentiamo quello che ha detto e sulla partita di ieri, in prospettiva soprattutto. Io sono moderatamente contento, però ho la capacità veramente di... Cioè, abbiamo raccolto delle briciole, abbiamo tante di quelle cose da farci perdonare e tanti di quegli obiettivi da dover inseguire, che dobbiamo immediatamente mettere da parte questi aspetti qui, nel senso le cose positive, essere perseveranti invece in quello e analizzare a fondo le cose da migliorare, perché ci sono le cose da migliorare su cui dobbiamo allo stesso modo essere perseveranti. Il fatto di aver cambiato tanto, io non è che avrei voluto cambiare, però obiettivamente le chance vanno colte qui, le chance le ho date a tutti, ma a tutti. Qui non c'è un giocatore che può dire io non ho avuto chance, non ho giocato, sono stato messo in disparte. E in alcuni momenti questa non continuità che sembra che abbiamo trovato in questo momento è dipesa dalle scelte, e quindi a volte abbiamo anche cambiato modo di stare in campo, ma non perché non siamo in grado di fare altre cose dal punto di vista tattico, è perché nel gioco delle scelte, nel gioco del merito, quasi sempre le responsabilità sono mie, perché alcune volte ho sbagliato le scelte, fidando,
su quello che potevano dare e invece no. Non voglio accampare scusanti perché la maggior parte delle colpe sono mie, ma voglio dire quello che appartiene a quello che è stato deve essere da monito e deve essere da riflessione. Comunque questa è una squadra che ha qualità, è un gruppo che ha qualità, è un gruppo che forse inizialmente ha inseguito obiettivi troppo più alti, ma sono stato io il primo a forzare questi obiettivi perché personalmente non mi piace giocare per col braccino corto o per gestire le partite. Niente, appartiene al passato. Ricominciamo, è un gruppo giovane, ma come ripeto io non abbandono nessuno, quindi chi in questo momento sta fuori voglio vedere i riscontri sul campo, perché avremo bisogno come sempre di tutti e l'errore che non farò più è quello di sperare, quello che ho fatto prima, sperare che qualcuno poi, anche se non lo vedi benissimo in allenamento, ti possa dare. E come ho detto prima, questo non va bene, queste sono le colpe che mi rimprovero perché avrei dovuto essere un po' più rigido. L'autocritica di Auteri, Luigi Mascia, quando sottolinea il gioco delle scelte e del merito. Beh, tutto si può dire di Auteri, tranne che non sia un personaggio trasparente. Qualche volta vede la partita a modo suo e rimaniamo perplessi, ma bisogna dire che forse non tutti gli allenatori sarebbero stati capaci di fare dichiarazioni di questo genere, di autocritica su quello che un po' gli abbiamo sempre rimproverato in questa parte della stagione. Cioè, è stato sostanzialmente un intero girone per capire quali dovessero essere le scelte definitive. È quello che qui si è sempre detto, e io vi ho seguito anche da casa, Riccardo, Totò, che questa squadra non aveva un'identità, che c'era molta confusione e che lo stesso Auteri non faceva una scelta netta sulle persone su cui contare, con un organico molto ampio. A me pare che dopo un girone d'andata, oggi con questa dichiarazione, Auteri e i risultati soprattutto dicano che finalmente alcune scelte sono state fatte. E poi non dimentichiamo che fra un mese inizia il mercato di riparazione, che quindi il mercato di riparazione è sì un mercato in entrata auspicabilmente, ma è anche e soprattutto un mercato in uscita. E quindi quando Auteri diceva ho dato fiducia anche a chi in allenamento non dava il massimo, evidentemente si riferiva a quei senatori e a quei personaggi del Pescara che hanno una storia calcistica importante e che forse a Pescara erano rimasti col mal di pancia, e lui ha provato a rilanciarli e evidentemente non c'è riuscito. E la prova evidente di questo è il fatto che oggi siano in campo i giovani, e fa bene a far giocare i giovani, perché i giovani hanno voglia, hanno fame, hanno voglia di mettersi in evidenza, e molti di quei giovani sono anche patrimonio del Pescara. E quindi è una scelta giusta dal punto di vista calcistico, e sono bravi dal punto di vista calcistico e dal punto di vista aziendale. Totò, come leggi queste dichiarazioni dell'allenatore? Ma mi sembra di capire che Auteri abbia ammesso di aver buttato via 4 mesi, perché questa è la realtà. Cioè, sì, lo ha detto anche lui. Inutile che ci giriamo intorno. Perché, come direbbe Bennato, mio amico Bennato, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una squadra che arriva alla fine del girone d'andata con 7 vittorie, 6 delle quali ottenute con le ultime della classifica. Adesso manca l'Imolese, speriamo che vinca pure quello, e più 2 pareggi. Per cui, voglio dire, lui ha ammesso... Ecco, secondo te perché è successo questo? Perché lo ha ammesso lui, quindi io... Si è fidato? Le cose che abbiamo detto noi le ha ammesse lui, poi cioè, bisogna dargli credito, ok, diamogli credito. Però il problema vero è che questa squadra si ritrova a ricominciare da zero dopo 4 mesi, perché questo è l'effetto. Sì. Io spero che ci possa andare bene, che questa squadra possa risolvere, però è tutta una storia che leggeremo, stiamo leggendo da due domeniche alla tanto prossima, ci vuole insomma. Continuità, perché abbiamo affrontato 2 squadre di bassa classifica. Esattamente, quindi... le vittorie sono quelle, voglio dire, poi se andiamo a vedere, cioè se vediamo la differenza reti, il Pescara c'ha +2, sì. La Reggiana c'ha +21, +22, per dire la differenza è abissale. L'andamento di Pescara ha buttato letteralmente via 4 mesi. Su questo purtroppo sono i fatti che abbiamo vissuto. Noi speriamo, chiaramente speriamo che questo cambio, come ha detto anche Mascia, che il fatto di aver fatto delle scelte, perché di questo si tratta, quello che lui non ha fatto sono state le scelte che non ha fatto, proponendo
facendoci una formazione dopo l'altra, uno schema dopo l'altro, per tutti ci sono andati. Io mi auguro che a questo punto, e soprattutto voglio aggiungere una cosa, sul mercato non ci pensiamo, perché il mercato, di che mercato parliamo? Come può aggiustare questa situazione? Il mercato sarà sempre un mercato di Serie C, non lo so, e sarà sempre un'incognita, come del resto, tra l'altro noi con il mercato di gennaio, negli ultimi quattro anni, avremo modo di parlare, veramente abbiamo fatto dei disastri, quindi aspettiamo. Clinco, tradito dai vecchi Auteri? Beh, da quello che ha dichiarato sì. Però anche devi, da quello che abbiamo visto. Da quello che abbiamo visto, però devi anche pensare che abbiamo però battuto gli ultimi in classifica. Cioè, se tu questo ragionamento lo fai, che vai vinci con la Reggiana, vinci con una squadra diversa, anche da dire che ha un senso. Prima anche con i vecchi non vincevamo le partite con la Viterbese ultima in classifica. È vero, c'è un cambio. Però devo dire che quello che ha detto Totò è perfetto, non c'è nulla da dire. Ha detto la verità, cioè quattro mesi buttati via. No, Clinco, d'accordo con no, me. No, ma è pure un'altra volta. È già la seconda volta. No, è la verità, cioè, ha buttato via quattro mesi. Però ti voglio dire, adesso speriamo che il primo inciampo non ricambi da capo, perché certo. Poi tu incontri Limolese, ti va male, allora ricambi, allora no, torniamo da capo. Cioè, speriamo che la continuità sia questa, cioè giocatori un po' più di gamba, magari con un nome magari inferiore, ma che in campo soprattutto danno un qualche cosa in più, cioè un po' di rabbia agonistica che nell'ultima partita abbiamo visto, nelle altre no. Avvocato Mattioli, faccio una domanda di calcio, sì, giocato, no. Perché tanto segue il calcio da anni. Questa linea verde, diciamo che piace, perché quando vedi i giovani in campo un po' tutti siamo più soddisfatti. Ha intravisto qualche progresso proprio a livello tattico, tecnico? Allora io ti dico, per come la penso io e per quello che ho avuto modo di vedere nelle mie esperienze, nella mia esperienza importante nella Lega Pro. Lega Pro è un campionato veramente difficile, che a mio giudizio si vince con un allenatore estremamente difensivo, cioè nel senso che non devi prendere gol. Come ti dicevo prima, ti ho fatto l'esempio del Pordenone di qualcuno. Come ti dico, ho fatto l'esempio di qualche anno. Su Tirol è al comando nel girone A con 5 gol subiti, solo 5. I campionati di Serie C li vinci quando tu hai le difese che prendono 10 gol a 10 gol. 15. E quindi non dovevi prendere Auteri, che è uno propositivo. Onestamente ti ripeto. Anche questi allenatori però vincono in C. 14 anni fa ha vinto Auteri. Beh, no. 13 anni fa. La Ternana dell'anno scorso ha vinto. La Ternana era propositiva. La Ternana ha fatto 90 punti. Cioè non c'è proprio uno schema definito che però si difende meglio. No, beh, io no, ti dico, aggiungi. Per quello che ho visto io, certo. E per quello che ho visto io dal mio punto di vista e dai risultati degli ultimi anni delle squadre, questo è il sistema. Poi, questa è una mia visione. Sulla linea verde? La linea verde, io non la condivido in pieno, perché... No. Un campionato di Serie C non puoi vincerlo solamente con i giovani, sicuramente danno quell'apporto importante di grinta, di gamba, eccetera. Però poi quando devi andare a incontrare le squadre che sono in testa, devi avere gli elementi anche che hanno l'esperienza e la qualità. Non ci dimentichiamo che il Pescara ha fuori rosa, insomma, comunque non impiega calciatori come Valdifiori, cioè, che io mi ricordo in Serie A faceva la differenza, voglio dire. Quindi essenzialmente, secondo me, vanno bene i giovani in queste due partite che abbiamo incontrato, queste squadre di bassa classifica, ma è fondamentale comunque reinserire la vecchia guardia, tra virgolette, per dare un seguito. Però ti dico una cosa sola e chiudo. Ora magari la croce la buttano sopra attualmente, sentivo a Memusciai, Drudi e quant'altro. Allora, questi sono giocatori di qualità importante. Io qualche tempo fa parlavo con Edi Reja, che è il mister dell'Albania, quando ero giù in Albania, e mi diceva che Memusciai è un giocatore imprescindibile per la nazionale albanese, noi che parliamo di una squadra ultima del ranking FIFA. Chiaramente questi giocatori strutturati, importanti, eccetera, difficilmente si ritrovano in un campionato di Serie C, questa è la verità, ma non perché diventano incapaci dall'oggi al domani, perché chiaramente la categoria non è nelle loro corde, perché sono un modo diverso di gioco, perché hanno una qualità troppo superiore. Perché ci si doveva calare in questa nuova realtà, forse in estate è stato sbagliato qualcosa. Però poi quando vedi che ti lasciano 30 metri di campo, per chi capisce un po' di calcio, tu un po' ti innervosisci.
perché se stiamo parlando di Memusciai tante volte tu lo vedi, capisce, io no, no, cioè ti lascia tanto campo, tu dici forse uno giovane ti copre un pochino di più. Questo forse hai ragione sul fatto che Memusciai probabilmente, dico lui per dirne anche altri, devi giocare magari in un campionato diverso. Però in Serie C, per quello che abbiamo visto, io ho visto dei grandissimi svarioni a centrocampo con delle praterie. Ma perché comunque la coppia Bonetti-Giambu mi convince, lo chiedo al dottor De Stefani. Ma insomma sono due giovani, quindi quando giocano i giovani io sono molto felice, perché a mio parere, poi uno è italiano e l'altro no, a mio parere il futuro del calcio italiano è dei giovani. Se vogliamo tornare a primeggiare il futuro del calcio italiano, possibilmente ragazzi italiani, perché sicuramente ci saranno dei talenti, e mi dà un po' fastidio vedere un 2004 nella nazionale spagnola che ha la stessa tradizione nostra calcistica che Gavi, francamente, e non vedo squadre che utilizzano ragazzi così giovani e che potrebbero, tutti dicono ma quel ragazzo è forte, io ritengo che quel ragazzo è forte ma che è diventato più forte attraverso giocando un percorso, certo, di crescita che comporta degli errori, ovviamente il portiere giovane commetterà degli errori, tutti l'hanno, però bisogna dare fiducia. Allora, due partite giovani prima di Natale, due trasferte, Imola ultima di andata, Ancona prima di ritorno, possono darci un indirizzo più definitivo? Luigi. Senz'altro sì, Auteri si gioca tanto perché adesso è cresciuta l'aspettativa, è vero che abbiamo vinto contro due squadre di basso rango in classifica, ma è anche vero che abbiamo visto un Pescara che inizia un percorso di crescita, diceva bene De Leonardis, 4 mesi buttati, però adesso le scelte sono state fatte. Queste due partite contro due squadre comunque tranquillamente alla nostra portata, non sono le corazzate del nostro girone, sono un banco di prova importante per capire se il Pescara è ancora convalescente o è guarito definitivamente. Sei d'accordo, Riccardo? Sì, ma ormai il campionato a mio avviso è andato, nel senso che troppi punti di divario, cioè puoi vincere con l'Imolese, puoi vincere con l'Ancona, ma non cambia la classifica. Cioè, perché quello davanti posto, eh. Come il primo posto è andato, Ci arrivi non bene, finisce, arrivi, no, in play-off. Sì, arrivi in playoff, devi sempre arrivare bene, però ribadisco, noi possiamo fare questo discorso quando iniziamo a incontrare le squadre che sono davanti a noi, non quelle dietro, noi dobbiamo incontrare quelle davanti, e lì noi per quello che abbiamo visto per loro non abbiamo fatto un punto, questa è la vera verità, e quindi quelle dietro sì, ma tanto tu puoi vincere, ma se vengono quelle davanti, cioè, Marco e Totò, per chiudere, Marco, con l'Ancona non è che la vedo così semplice. Esatto, ieri, bravissimo, ieri ha distrutto il Teramo, che cioè, è allenata da un allenatore veramente preparato, con l'Ancona è dura, quindi insomma è una squadra un po' ostica, quindi insomma sicuramente, come dice Luigi, l'allenatore si gioca tanto, e poi un'altra cosa volevo dire. Anche la partita con la Pistoiese non è che abbiamo fatto sto partitone, no, perché sembra che abbiamo spezzato le reni alla Germania del 74, no? Bene. Cioè sull'1-0 ha preso un preso un palo, preso un palo, che no ragazzi, perché sembrava che abbiamo vinto, siamo convalescenti, no, siamo, ecco, no, ma parliamo, cioè sull'1-0 ha preso un palo la Pistoiese, ha fatto una bella partita, Totò? La penultima in classifica. Ah, io credo queste due partite cosa possono dirci? No, io credo innanzitutto che per cambiare rotta e continuare con questa linea, io credo invece che i giovani di talento vanno inseriti, talento e personalità, secondo me Chiarella, Diambò, Veroli, che ho scoperto dopo perché non lo conoscevo, sono giocatori che a mio avviso sui quali può ricostruire una squadra credibile, che abbia la qualità, e Pompei, vabbè, Pompetti lo diamo come uno grande, il portiere Sorrentino, secondo me questa è la linea da seguire, ma senza cambio di rotta, strada facendo, alla prima avversità, come è capitato durante il campionato. Io questo mi auguro. Sì, certo. Andrea, possiamo chiudere? Io direi di sì. Vi dico solo che la Roma è sempre sul 2-0, che la Reggiana è sempre avanti con Lentella 1-0. Quanto manca? Quindi, beh, a Roma siamo a 5 minuti dal 90esimo, manca un quarto d'ora più recupero invece a Chiavari. Bene.
Allora, ringrazio Andrea Costantini, Maurizio Danguì, Loris Bennato, ringrazio in particolare, lo ripeto ancora, il dottor Camillo De Stefanis, consulente della grazie Procura italiana, ringrazio grazie ovviamente l'avvocato Luigi grazie Albore Masci, Riccardo Clinico, l'avvocato Marco Mattioli, quando ci dirà il nome non sarà mai troppo tardi. Lo sai, l'ha detto, dillo, forza. Totò. No, noi lo diciamo. Non lo diciamo. Ci vedremo lunedì prossimo, dopo la partita di Imola e a due giorni dalla partita di Ancona che chiuderà questo 2021. Grazie a tutti e grazie per averci scelto. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Campanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.